Da recenti indagini risulta che in cima alla lista dei post più fastidiosi nei social ci siano gli aforismi dei filosofi, le solite frasi fatte, poi le fotografie dei piedi, delle pietanze, di quelle fatte in bagno e dei figli premiati nelle gare di qualunque genere. Io mi dico, effettivamente anche a me non piacciono affatto le solite citazioni condivise da molti, perché quando sono in tanti a condividere la stessa cosa diventano banali e noiose. Per quanto riguarda i piedi, mia mamma da piccolino li chiamava formaggini, allora li associo alla puzza, tra virgolette, di formaggio, quindi non piacciono nemmeno a me. Ma tutto sommato mi chiedo, se non piacciono certe cose, basta evitare di guardarle o no? Che le guardi a fare? È strana la mente. Quando mi dicono, io non ho voglia di analizzarmi e poi non mi piacciono le filosofie orientali, rispondo che non a tutti possono piacere, ma una cosa è certa, puoi non credere alla meditazione, ma non puoi negare di avere una mente, e se non impari ad analizzarla in qualche modo, orientale o occidentale che sia, rischierai di non ottenere la saggezza necessaria per poterla gestire. Una mamma mi ha chiesto, per esempio, se sia giusto rispondere sempre ai perché dei bambini. Avete presente quando passano quella fase in cui ripetono spesso «E perché questo? E perché quello?» Ebbene, secondo la psicologia moderna, il bambino con quei tanti perché sta incominciando a cercare le cause dei problemi, la fonte, la radice di ciò che avviene. Tante volte diamo loro risposte a domande che non hanno mai fatto, per quale ragione, quindi evitare di rispondere a quello che chiedono. Certamente non abbiamo tutte le risposte in tasca, poiché a volte fanno domande più grandi di noi, ma fermarsi, dedicare loro del tempo per cercare una risposta è rassicurante. E perché dico rassicurante? Semplicemente perché se faccio una domanda ho un dubbio che mi tormenta, fosse anche solo una curiosità, e una risposta soddisfacente mi tranquillizza. Il bambino è alla ricerca di nessi causali per spiegarsi il mondo che sta conoscendo. Si sente più tranquillo se gli viene data una spiegazione. Analizza le cose, le persone e gli avvenimenti così come noi dovremmo imparare ad analizzare e conoscere la nostra mente. I bimbi si sentono più sicuri avendo delle spiegazioni, perché conoscendo le cause si sentono più preparati ad affrontare i successivi effetti. Allo stesso modo le mamme e noi tutti possiamo stare più tranquilli se conosciamo le cause delle nostre azioni e diventiamo anche consapevoli delle reazioni automatiche della nostra mente, di modo da poterla gestire con più facilità. Altrimenti ci troveremo a lamentarci di questo e di quello senza sapere perché, ma soprattutto senza poterci difendere dai nostri stessi modi di pensare quando creano agitazioni inutili. Se non ti piacciono le foto delle mamme che postano i loro figli quando ricevono un premio, non sarà che magari serpeggi nel tuo animo un pizzico di invidia? Difenditi, l'invidia fa male a chi ce l'ha. Tratto dal corso Naturopatia dell'anima, diventa consulente filosofico. Bye bye.